Niente, siamo qui per raccontare un po' l'esperienza che stiamo vivendo io come consulente esterno, Paolo come consulente esterno e Marco come dipendente di questa azienda che si chiama Pietro Fiorentini. Siamo molto contenti di poterlo condividere con voi, per motivi che spero diventeranno più chiari. Molto brevemente, poi passo la parola a Marco, quindi quello che intendiamo, a cui intendiamo parlare è cosa sta facendo un'azienda che è nata come oil and gas, ma adesso si sta spostando anche verso energie rinnovabili. Quindi un'azienda prettamente manifatturiera, molto complicata, molto articolata. Cosa sta facendo per portare agilità nel proprio business, sia a livello della produzione, ma poi anche delle strategie di business e del modo di interagire, interfacciarsi con il mercato. Però a questo punto io mi zittisco e lascio che sia Marco a continuare. Grazie. Buon pomeriggio a tutti. Sì, Questi siamo siamo noi. sempre noi, Questi siamo siamo sempre sempre noi, noi. siamo sempre noi. Allora, chi è Pietro Fiorentini? Innanzitutto, allora, siamo un'azienda di più di 2.000 dipendenti, abbiamo uffici e sedi in tutto il mondo, serviamo 100 paesi e da 80 anni più o meno ci occupiamo della filiera del gas naturale. Questo vuol dire tutto quello che è nel mondo del gas naturale, dalla piccola valvola all'impianto di riduzione, insomma c'è molto hardware e siamo un'azienda intensamente lean. Come diceva Andrea, da circa 20 anni siamo lean, ultimamente ci stiamo spostando anche sulla parte delle rinnovabili, ma siamo qui per raccontarvi un po' che qualche anno fa qualcosa è cambiato. Qualcosa è cambiato perché c'è stata una sensazione che è arrivata in parte anche dal basso, cioè alcune aree dell'azienda si sono accorte che c'era un'eccessiva burocratizzazione, cioè nel momento in cui c'erano da fare nuovi progetti, nuove cose, arrivava una progressiva difficoltà, una burocratizzazione che comunque ci teneva legati e contemporaneamente anche la direzione dell'azienda si è accorta che c'era dell'energia che in qualche modo andava liberata. E queste due esigenze si sono sostanzialmente incontrate. Qui stiamo parlando più o meno del 2018, in cui comunque il CEO ha deciso qual era la direzione aziendale da prendere. Sostanzialmente entrambi questi punti dell'azienda si sono guardati intorno per capire cosa poteva essere fatto, cosa poteva essere cambiato nel nostro modo di fare azienda, nel nostro modo di lavorare. E quello che è successo è che abbiamo incontrato appunto l'Agile, sia come direzione dall'alto, cioè una chiara direttiva dall'alto, sia il fatto che alcune aree delle aziende erano un terreno fertile, cioè erano già pronte, erano già ricettive, avevano già bisogno di questa risposta. Non sapevamo che si chiamasse Agile, a posteriori adesso possiamo dirlo, però c'era subito un terreno su cui lavorare. Allora abbiamo iniziato, adesso poi Andrea e Paolo vi racconteranno meglio perché li abbiamo incontrati sul nostro percorso e cosa abbiamo fatto insieme, però brevemente in questi anni, dicembre 2018, arriva la direzione aziendale che dice ok, questa è la strada, proviamo a puntare di lì. Abbiamo iniziato a iniziare a fare dei team cross funzionali e dove appunto nelle aree che erano ricettive. E poi nel tempo ovviamente abbiamo ampliato, cioè il nostro percorso ha fatto sì che ampliassimo il numero di team, ampliassimo le aree in cui questi team potevano operare e abbiamo iniziato ovviamente con del coaching perché nessuno nasce imparato, per cui abbiamo dovuto capire tutte le logiche e tutti gli strumenti e tutto il mindset e tutto quello che c'era dietro. Che ovviamente, come potete immaginare, non è una cosa che si fa dall'oggi al domani, soprattutto con una grande azienda. Per cui abbiamo iniziato a fare coaching in cui Andrea e Paolo ci guidavano e abbiamo iniziato quindi a maturare un paio di anni di esperienza tutti insieme. A quel punto siamo passati a un po' di esperienza che internamente potevamo passarci l'un l'altro, da un lato all'altro dell'azienda, sempre il coaching esterno lentamente ampliavamo il numero dei team, per cui diciamo cross-pollination per mitosi. Siamo arrivati nel 2022 con questa situazione, quindi un incremento dei team e anche una certa. Abbiamo iniziato a sentire l'esigenza anche di strutturare in qualche modo
tutto lo scaling dell'agile in azienda. Quindi questo è il punto in cui siamo brevemente, adesso poi Paolo ci racconta un po' la sua esperienza con noi. Grazie Marco. Marco, aggiungiamo solo che i team agile sono stati utilizzati in una serie di contesti diversi che vanno dalle telecomunicazioni alla produzione di componenti fisici, all'ottimizzazione delle linee produttive, miglioramento di processo, sicurezza in azienda, quindi abbiamo utilizzato questo approccio in vari ambiti e lo stiamo utilizzando tuttora. A lei. E quindi siamo arrivati a un punto in cui... Due parole, non mi sono presentato prima, Paolo San Micheli, sono conosciuto per aver scritto un libro, si chiama Scrum for Hardware, dove per hardware per me è un prodotto che può avere sì del software, ma anche dell'elettronica, meccanica, può averci un motore, può avere delle ali e volare o delle ruote e camminare. E mi chiama il mio amico Andrea, mi dice: Paolo, c'ho una richiesta da un'azienda molto interessante e c'è da fare anche dell'hardware, vieni? E dissi: certo, non vedo l'ora. Guarda, è un'azienda che fa bene il lean. Che vuol dire fare bene il lean? Questo voglio dire io, perché non voglio passi come qualcosa che l'azienda sia incensa. Fanno lean per davvero. Vero. Hanno fatto questo per 20 anni. Tutto quello che sono i principi e quindi le pratiche collegate al lean sono incastonati in tutta l'organizzazione, sia negli uffici che nella parte produttiva. Solo per darvi un dato, tutti i mesi fanno una settimana a Kaizen, mettendo 15 squadre, cioè più di 3.000 ore uomo, solo sul miglioramento continuo, supervisionati da dei sensei giapponesi che vengono appositamente a seguirli. È una cosa assolutamente impressionante. E quindi quando io sono arrivato, ho trovato una situazione che non era soltanto il classico lean del miglioramento, della riduzione degli sprechi, ma qualcosa che si chiama 3P, ovvero un metodo che è sempre della famiglia del lean per la prototipizzazione rapida. E quindi quello che abbiamo fatto è quello di mettere Scrum, da Scrum Trainer, non potevo fare diversamente, sopra quello che avevo già trovato, che era già sotto diversi punti di vista un'eccellenza. Qual è la cosa più importante di Scrum? Purtroppo non c'è Dave, se no dicevo mindset, lo facevo ridere, ma andavo via. La cosa più importante di Scrum non è quello che si vede normalmente nelle immagini, cioè la pianificazione, il backlog, i cicli. La cosa più importante, l'elemento insostituibile, è la squadra. Se non avete una squadra, non state facendo Scrum. È vero che la squadra non serve sempre, come ci ha fatto vedere prima Nigel, quindi ci sono dei momenti in cui ho delle cose che potrebbero non necessitare un lavoro di squadra, ma nel caso in cui abbiamo lavorato, sì, avevamo bisogno di squadre. Delle squadre cross funzionali, di modo che abbattendo i silos delle funzioni e delle competenze separate, potevamo avere degli interi value stream all'interno di piccoli gruppi auto-organizzati. E queste squadre hanno bisogno di uno spazio che, per i team hardware, ad esempio di produzione, è uno spazio fisico, per i team distribuiti, perché durante la pandemia abbiamo anche sperimentato un sacco di team distribuiti anche cross continente, uno spazio virtuale, ma un posto dove la squadra può avere la propria vita. E in questo spazio poter avere delle idee, poter prototipizzare, poter costruire qualche cosa e provarlo. Un altro aspetto fondamentale è l'allineamento fra il business e i tecnici. Sì, lo Scrum c'ha il product owner, c'ha il product backlog, il product goal, tutte cose che aiutano ad avere un allineamento. Abbiamo fatto anche altre cose, tra cui degli eventi chiamati Lift Off, da un libro di Diana Larsen, che permette un allineamento completo fra persone di business e le persone che comporranno la squadra e quindi costruiranno quel prodotto. Ed ecco uno degli aspetti più affascinanti per me, che sono un nerd del 3P, cioè la prototipizzazione rapida che parte dal cartone. Quindi qui si sta parlando di un prodotto che era una linea di montaggio, ok? Quindi un qualcosa che doveva costruire il prodotto. La prima prototipizzazione era fatta con il cartone. Grazie a queste scatole si poteva già capire dall'inizio l'ingombro della linea, i punti di ingresso, i punti di uscita del materiale, l'ergonomia,
dove poter scartare il materiale difettoso, dove riapprovvigionare con le parti e avere un feedback anche dagli operatori che sono i veri utenti di questo, prodotto. E quindi la prototipizzazione con il legno, un qualcosa che può ospitare volendo anche qualche pezzo reale, tipo avvitatori, per cominciare a discutere della forma, dell'ergonomia, della comodità, della facilità di utilizzo. E quindi prototipizzazione rapida con l'alluminio. Questi moduli sono possibili ridimensionarli, cioè i taglierini, le lamiere preforate di alluminio si tagliano con niente. Pochi giorni riuscivano ad avere dei feedback rapidi che facevano innanzitutto costruire il consenso rispetto a ciò che costruivano, ma anche abbattere i rischi di fare qualcosa che non era ciò che serviva. E quindi i prototipi, che la differenza è che il prototipo è comunque certificato, quindi si può cominciare a utilizzarlo perché dal punto di vista della sicurezza è usabile. E poi si va a cercare il collo di bottiglia, come ogni esperto di Lean sa, si va a continuare a migliorare. Quindi la prototipizzazione rapida parte da cose estremamente frugali, come il cartone, come i disegni, come fino alle stampe 3D, chiaramente, quindi per avere delle parti che non erano pronte in alluminio, abbiamo anticipato, perché una cosa molto importante, odiamo aspettare e quindi vogliamo andare veloci. Vision management, questo è tipico, cioè ogni team Scrum ha tutte le varie board, cosa importante, avevamo sia board che rappresentavano il flusso del lavoro, che board come questa qua, che è la fishbone, in cui rappresenta l'architettura del prodotto e dell'assemblaggio del prodotto, quindi le due viste. E quindi, a cadenze regolari, nel caso dei team Scrum 2 settimane, demo per mostrare ciò che è stato fatto e feedback frequenti, stakeholder da un po' tutta l'azienda, e in questa maniera poter avanzare tutti insieme verso quello che ci sembra la strada migliore. E cosa si fa dopo il feedback? Si riflette su cosa ha funzionato, su cosa ha funzionato meno e su cosa poter migliorare. E poi il team decide qualche cosa che possa migliorare e cambia il proprio comportamento di conseguenza. E io passo la parola al dottor Provaglio, che però è già microfonato. Quindi... Lei è gentile. Grazie Paolo, grazie Marco. Va bene, vi abbiamo fatto una rapida carrellata di alcune delle pratiche, delle tecniche che abbiamo utilizzato in una particolare situazione, cioè quella di una linea produttiva. Come dicevo prima, in realtà Fiorentini non vede l'agile come applicabile semplicemente alla prototipizzazione di una linea, che sicuramente è un aspetto interessante, ma lo vede come un modo, come diceva anche oggi Andrea, no? Il dottor Andrea Furlan. Che c'è un'integrazione tra Agile e Lean, queste due cose possono e anzi devono coesistere affinché un'organizzazione possa essere efficiente da un lato, resiliente dall'altro, esplorativa dall'altro ancora, quindi occorrono tutte queste cose. Quindi abbiamo preso questo piccolo esempio di un team, ma aggiungiamo qualche altra informazione che più è legata all'organizzazione dell'azienda e alla cultura aziendale. Innanzitutto, come aveva anticipato prima Marco, una caratteristica di questa particolare azienda è che il fatto di voler essere agili è stato fortemente voluto dall'alto, fortemente voluto dalla proprietà. C'è stato un commitment e anche una visione e anche una preparazione teorica sull'agile molto molto forte dalla proprietà dell'azienda, che sapevano esattamente cosa e perché lo volevano fare. Dall'altro, quando abbiamo cominciato poi a lavorare per davvero con i team su vari aspetti, abbiamo visto che questo portava dei miglioramenti operativi concreti, quindi abbiamo visto dei risultati oggettivi, non li abbiamo visti solo noi, li hanno visti i diretti interessati, quindi le persone che lavoravano in azienda, i manager, ma anche gli operatori di linea, i manager di linea, hanno visto che effettivamente questo approccio portava a loro stessi dei benefici, oltre che portarli chiaramente al business. E quindi avendo questi due punti, una bussola, un riferimento molto forte dall'alto che dava una direzione chiara, e avendo fatto tutta una serie di esperimenti, specialmente il primo anno abbiamo fatto quelli che noi chiamavamo carotaggi su diversi team, abbiamo provato a sbagliare il più possibile per poter imparare prima possibile, e quindi questo è stato il nostro primo anno. Avendo fatto queste due cose abbiamo cercato di poi impollinare il resto dell'azienda, tutti i vari strati intermedi operativi dell'azienda.
Questo perché è molto molto anche importante rendersi conto che è molto difficile dire che cos'è l'agile. Io sono un coach agile da 15 anni, sono probabilmente uno dei più senior in Italia per quanto riguarda l'agilità. Sono anche uno di quelli fuori dal coro. Non amo per esempio molti framework, sono di vecchia scuola, chiamiamola così. So che è molto difficile riuscire a dare una definizione di agile che soddisfi una platea, perché c'è sempre il rischio di lasciare fuori qualcosa. Però ci sono alcune cose che è importante sapere. Per esempio, è verissimo che ci sono delle pratiche che utilizziamo in agile, ce ne sono tantissime. Ma queste pratiche esistono e sono molto utili perché sono comunque allineate a un certo modo di affrontare la realtà. Perché ricordatevi che l'agile è nato comunque in un'industria molto molto particolare, che è quella dello sviluppo del software. Ed è, dopodiché, molte delle cose che abbiamo imparato lì le stiamo riportando anche in altri contesti, compreso il manifatturiero. Però rendetevi conto che un'industria che si basa sullo sviluppo di prodotti immateriali, un'industria dove non c'è una supply chain, per esempio, dove non c'è bisogno di approvvigionamento di materiali, un'industria dove non c'è bisogno di stoccare materiali di qua e di là, è un'industria molto diversa da chi fa, per esempio, componenti per oil and gas. Quindi il tipo di problematiche che l'Agile ha cercato di risolvere già 20-30 anni fa erano le problematiche di quel tipo di industria, un'industria basata al 100% sul lavoro cognitivo, che non aveva i vincoli della fisicità, ma aveva tutta una serie di altre problematiche, compreso il fatto che il mondo cambiasse molto velocemente, specialmente nell'information technology. Quindi tutte queste cose adesso le stiamo riportando in contesti che non erano quelli dell'IT, dell'information technology. Però tutte queste cose sono allineate tra di loro. Anche Nigel prima aveva parlato brevemente dei quattro valori dell'Agile. Questi quattro valori sono il fondamento di alcuni principi, cioè modi di impostare le cose, cioè cose che solitamente sono vere. E poi sono le pratiche. Quello che abbiamo cercato di fare quindi è di tenere allineate tutte queste cose e allineare le pratiche, i principi, i valori e la visione dell'azienda con quella che è la cultura di Fiorentini. In pratica abbiamo cercato in tutti i modi di non calare una soluzione prefabbricata, immaginata dall'alto e calarla sull'azienda, ma abbiamo cercato in tutti i modi di fare sperimentazione, mettere qualche vincolo qui e lì, ma lasciare poi che il comportamento positivo emergesse dal sistema. Abbiamo cercato, come dice Dave, no? di fare di più di quello che serve e di meno di quello che non serve, specificatamente per quel particolare contesto. Ovviamente non è così facile, perché come dice il signor Larman, è anche vero, anche se può sembrare cinica questa frase, ma forse con un po' di onestà possiamo riconoscerla, è anche vero che le organizzazioni sono ottimizzate per mantenere lo status quo delle posizioni di potere dei manager e degli specialisti. Okay? Le organizzazioni sono specializzate per essere così. Non è né giusto né sbagliato, è semplicemente il modo dell'azienda di garantire stabilità, specialmente venendo da un certo tipo di cultura che magari, o di ambiente, che poteva essere vero 30 anni fa, è un po' meno vero nel mondo di oggi, che è un mondo estremamente più VUCA, avete sentito questa parola anche oggi, no? Volatile, incerto, complesso e ambiguo. Però c'è della verità qui, quindi noi che lavoriamo appunto, io come freelance, Paolo con la sua azienda e poi le persone di Fiorentini, abbiamo dovuto fare i conti con questa realtà e abbiamo cercato quindi di non andare contro a qualcosa, ma di fare emergere, di creare un qualche cosa di diverso, che far fiorire qualcosa di nuovo piuttosto che abbattere quello che c'era, perché non funziona. E oltretutto danneggerebbe il business. Quindi una cosa che abbiamo fatto, che funziona sempre molto bene, mi sento di raccomandarla a chiunque voglia provare a creare un po' più di network informali all'interno dell'organizzazione, è stato di creare delle comunità di pratica. Una comunità di pratica è un gruppo di persone che appartengono più o meno alla stessa disciplina, possono essere anche di ranghi diversi in azienda, possono, ed è meglio se lo sono, di sedi diverse, persone che solitamente non si parlano tanto perché sono distanti, però fanno lo stesso lavoro, e cercare di metterli in contatto tra di loro, in maniera tale che quello che emerge da una parte possa essere propagato e magari riproporsi anche da un'altra parte.
Queste comunità solitamente vengono lanciate con un piccolo gruppo di persone, vengono un po' guidate all'inizio, giusto per capire cosa vuol dire lavorare in una comunità di pratica, ma poi vengono lasciate autonome. Autonome nel senso che la comunità si auto-organizza e ha la facoltà di decidere dove è meglio, per quello che stanno facendo loro, indirizzare le proprie energie. E si gestiscono in maniera agile. La comunità stessa si adatta, raccoglie feedback, ripianifica quello che vuole fare, raccoglie dati dal campo, in maniera tale da organizzare e indirizzare il proprio lavoro. Un altro fronte su cui stiamo cercando di intervenire, anche se chiaramente è un po' più sfidante, è quello di aiutare i manager a creare le buone condizioni affinché l'agile e la lean possano coesistere armonicamente. Attenzione, ho detto aiutare i manager a creare le giuste condizioni. Non ho detto aiutare i manager a dichiarare o a indicare le giuste condizioni. In un certo senso il manager in questo ruolo, è, come facevo, era una metafora che ho usato anche prima, no? È quello del giardiniere. Tu crei le condizioni perché certe piante possono fiorire in un certo modo. Dopodiché che lo facciano o non lo facciano è di fuori dal tuo controllo, ma tu crei le condizioni. Okay. E questa è un'altra cosa che stiamo cercando di fare, per la famosa legge degli Harman di prima, un po' più difficile, ma ci stiamo lavorando. Tutto questo, quando lo mettete assieme, porta a un cambio di paradigma. Un paradigma che cambia, per esempio, che nelle organizzazioni tradizionali fatte a silos, dove la cosa importante è mandare avanti il lavoro, siamo abituati a avere lavoro che deve essere fatto, che sono le frecce blu, e persone che devono fare quel lavoro. E siccome una delle cose che abbiamo probabilmente ereditato per abitudine dalla mentalità industriale tayloristica è quella della massima utilizzazione delle risorse, giusto? Cerchiamo di utilizzare al massimo le risorse, anche quando queste risorse sono di fatto persone, allora diciamo, beh, tu hai un po' di tempo, il 20% del tuo tempo lo puoi spendere lì, il 30% lo puoi spendere qua, il 50% lo puoi spendere là. Che in alcune situazioni va benissimo, perché come diceva giustamente Nigel questa mattina, ci sono particolari situazioni, particolari team in cui va benissimo che le persone lavorino part time, ma in situazioni dove invece è richiesta una grande capacità di adattamento, una grande capacità di esplorazione e di innovazione, abbiamo questi team interdipendenti che devono essere appunto cross funzionali. E sono questi i team che ricevono il lavoro da fare. Quindi stiamo cercando di allineare certi value stream con certi team che, come diceva Paolo, sono collocati, sono il più possibile stabili, sono cross funzionali, l'informazione è trasparente, i feedback sono frequenti, eccetera, eccetera, eccetera. Ed è proprio un piccolo cambio radicale, anche se, se volete, di paradigma, e che è questo. Questo, insomma, è quello che stiamo facendo. Ovviamente è un percorso in essere, ma il messaggio che volevamo darvi è che non c'è innanzitutto nessuna contrapposizione tra un approccio lean e un approccio agile. Sono perfettamente integrabili tra di loro, perlomeno questo è quello che stiamo imparando in Fiorentini. Chiaro che in Fiorentini li stiamo utilizzando per scopi diversi. Come vedete, la parte lean viene utilizzata per esempio per il backbone produttivo, per il consolidamento di quello che c'è, manteniamo comunque un'organizzazione formale, gerarchica, fa parte dell'ossatura dell'azienda, la parte invece agile viene utilizzata per la parte più adattiva, esplorativa, di leadership distribuita, di gestione di problemi complessi, di situazioni complesse e così via. Quindi è molto molto importante, a mio avviso, imparare anche mentalmente a far coesistere queste due cose, e sapere che in alcuni casi sono utili, in altri casi no. Okay? Devi sapere un po' come dosare il tutto. Io qua mi fermo perché abbiamo esaurito il tempo, ricevo la parola a Marco, ho già chiamato io, per una chiacchierata. Eccoci, per trarre qualche conclusione, non volevamo raccontarvi la favoletta, e questo veliero vuole essere la finestra che vi abbiamo aperto sulla nostra azienda, e il senso è, non è andrà tutto bene, è andato tutto bene, ma è un viaggio. Okay. La direzione strategica è stata presa, abbiamo la nostra bussola che dice dove dobbiamo andare, abbiamo incontrato tempeste, venti contrari che ci portano fuori rotta e sappiamo che succederà ancora. Okay. Quindi il senso di quello che vorremmo dirvi è
cerchiamo di essere agili, partiamo dalle pratiche, viviamo i valori, abbiamo i principi, ovviamente sappiamo che è una cosa che va fortemente voluta. Il commitment dall'alto che abbiamo ricevuto è stato un elemento fondamentale. Aver avuto degli elementi, dei pezzi dell'azienda ricettivi è stato un altro elemento fondamentale. Ovviamente adesso dobbiamo rispondere al cambiamento, perché sappiamo che ci sarà il sole e ci sarà la tempesta. Vedremo come andrà. Grazie Marco. Va bene.